Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un altro plugin di Radjant, appunto per andare a effettuare la color correction. Nello specifico andremo a vedere Lux. Lux ti permetterà appunto di andare a interagire sui colori utilizzando anche vari parametri molto più avanzati di quelli che eravamo andati a vedere la settimana scorsa riguardante colorista, perché qui potremo appunto andare a interagire su il soggetto, sulla lente, sulla camera, su il post produzione, in modo da avere una color correction completa. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Adobe Premiere, io ho importato la mia sequenza, in questo caso questa qui, ed ora andiamo a applicargli appunto l'effetto Lux di Radjant. Per farlo io vado a creare un nuovo livello di regolazione, quindi mi porto qua sotto su nuovo elemento, vado a fare livello di regolazione, settiamo i nostri parametri del video 1920x1080 eccetera, facciamo ok, poi prendo il mio livello di regolazione e lo vado a portare sopra alla mia clip in questo modo. Ora sul livello di regolazione appunto gli andrò ad applicare l'effetto Lux, quindi vado su effetti, vado a scrivere Lux, ovviamente me lo darà sotto RG Magic Bullet, quindi come vedete qua c'è Lux, lo vado a prendere e lo porto sopra il mio livello di regolazione. Vado in controllo effetti, come vedete qui abbiamo il nostro effetto che gli siamo andati ad applicare, e per utilizzarlo dobbiamo andare appunto su Edit Look, quindi clicchiamo qui. Come vedete ci apre questa interfaccia dove qua di fianco appunto abbiamo i nostri grafici colore e luminosità. Qui sotto abbiamo 5 caselle praticamente, dove c'è soggetto, il tipo di matte del nostro obiettivo, la lente, la camera e il post produzione. Ora qui si può andare a interagire in due modi: o andiamo a mettere manualmente noi i vari parametri che ci interessano, quindi ci basterà andare su Tools, come vedete qui abbiamo soggetto, il matte del nostro appunto della nostra telecamera, la lente, la camera e infine il post produzione, per andare a regolare appunto la correzione colore. Quindi ci basterà altro che tipo andiamo sul soggetto, prendiamo, non lo so, ad esempio l'esposizione, ci basterà prenderlo, trascinarlo, metterlo qui sul nostro soggetto, qua di fianco ci comparirà appunto i parametri che possiamo andare a modificare e possiamo andare appunto a modificare i nostri parametri, quindi in questo caso aprire o chiudere l'esposizione del nostro obiettivo. Sostanzialmente stessa cosa se volessimo andare sulla lente, anche qui abbiamo la nostra esposizione, la vignettatura eccetera, tipo anche il riflesso atmosfera, stessa cosa, lo prendiamo, lente, lo portiamo qui, anche qui dopo ci andrà ad attivare, come vedete qua di fianco, andando a chiudere la paletta tools si aprirà i parametri che possiamo andare a utilizzare appunto su questo effetto e andarli a modificare a nostro piacimento. Qui nel caso possiamo, come vedete, se andiamo su in questo caso esposizione, se clicchiamo qui possiamo decidere se annullare o no il nostro effetto che siamo andati ad applicare, oppure possiamo eliminarlo cliccando col tasto destro del mouse, uno fa elimina e ce lo va a eliminare. E questo è un modo appunto per andare a modificare la correzione colore del nostro video. Un altro modo molto più semplice è quello su andare su Lux, come vedete qui ci apre un'infinità di preset già impostati, dove appunto possiamo andare a scegliere anche qui quello che vogliamo, e come vedete man mano che ci spostiamo su una
dei preset ci dà l'anteprima e come vedete qua sotto ci dà già tutti i parametri impostati. Questo diciamo che a differenza di colorista è molto più avanzato, perché comunque ci dà molto più, più opzioni, ci dà molto più libertà di andare a controllare, di andare a modificare i nostri colori, e cosa molto molto bella è che comunque ci sono già dei preset che noi possiamo andare a utilizzare. Possiamo aggiungere i nostri preset ai preferiti, tipo ad esempio io ho questo come preferito, quello che di solito uso di più. Quindi una volta impostato il nostro preset, qui comunque ci aprirà, come vedete, quello che lui è andato ad applicare, in questo caso la vignettatura. Se io adesso vado a bypassarla, come vedete mi dà questa vignettatura. Il negativo del film, in questo caso è un Fujifilm 500D, anche qui possiamo andare a bypassare il nostro effetto, possiamo andare comunque a scegliere che tipo di negativo utilizzare, se Kodak, Fujifilm, Photochrome, eccetera, andare a cambiare il colore della temperatura, la tinta, insomma possiamo andare a modificare appunto tutti i nostri parametri. Tipo io una cosa che faccio adesso, lo torno a impostare in predefinito, è quello, mi piace molto come effetto, non mi piace la grana che ci mette, perché vedete che è al 50%, io la porto a zero di solito la grana. Stessa cosa in post produzione, abbiamo praticamente il nostro via quattro colori con toni, luci, ombre e il master, che sarebbe comunque quello completo. Abbiamo il nostro grafico qua di sotto che possiamo andare a spostare e modificare. Anche qui possiamo andare a impostare l'esposizione, il contrasto, la luce, insomma molto personalizzabile. Questo è praticamente il colore del nostro film finale, dove anche qui abbiamo tutti i nostri parametri appunto da poter andare a modificare, sempre tenendo conto comunque del nostro grafico qua di fianco. Qui oltretutto possiamo andare a dire se visualizzare o meno determinati grafici. E una volta impostati tutti i nostri preset, l'unica cosa che ci basta da fare è cliccare sull'avvio di conferma e lui in automatico ci andrà a applicare appunto il nostro effetto. Come vedete qui ci dà tutti gli effetti che siamo andati a utilizzare su questo video. Prima di tutto andiamo a fare un rendering del nostro video, come vedete mi dà la barra rossa, quindi se vado a fare play me lo dà molto scattoso. Quindi io premo invio, basterà premere invio o andare su sequenza rendering. Quindi premiamo invio, aspettiamo che faccia il nostro rendering. Una volta fatto appunto il rendering, se noi andiamo a fare play, questo praticamente è sostanzialmente il nostro risultato finale. Quindi se andiamo a fare un primo e un dopo, questo è quello che era prima e questo è il nostro dopo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!